gli avvocati Franco Russo, l'avvocatessa Danna, Valenti, gli avvocati Antoci, Ragonese, Cannavò, Pavone, il suo nome, avvocato. Prego. Angelo D'Amico. Avvocato D'Amico, l'avvocato Marchese. Poi mi pare non vedo. Ecco, l'avvocatessa Rizzo. E gli avvocati Antille e Rapisarda. Qualcuno che è in fondo mi dovrebbe dire, ecco, la linea sull'ultima cella di destra. A 12? Signor Presidente, io devo fare una cosa spontanea. Lei è? Una dichiarazione spontanea. Sì, lei chi è? Strano Mario. Lei ieri mi ha detto che mi chiamava. Lei me lo tenga presente, signor Strano. Se no io me lo dimentico. La vuole fare, la vuole fare da lì o deve venire qua? Ora, mi chiami ora, signor Presidente. Come? Vengo ora, vengo. Veniva ora. Sì. No, lì. No, no, su Coccoceno, lei lo sa che io non ci sento. Sì, sì. E allora, c'è il signor Madonia, c'è? Vuole venire qui o parla da lì? Parli al microfono, signor Madonia. Sì, gradirebbe venire lì, Presidente, perché si sente bene. Bene, allora la scorta accompagni qui prima il signor Madonia e poi il signor Strano. E se mi toglie il paravento, per favore, qualcuno... Presidente? Chi è? Francesco Tropea. Presidente? Non vedo da dove proviene la voce. Ultima cella a sinistra. Signor Tropea? Buongiorno. Buongiorno. Vorrei esporre un problema, anche se non ho i soliti problemi già esposti a lei. Posso? Certamente. Allora, dei problemi logistici di questo carcere, 20 circa di noi imputati, siamo stati dislocati al G7, che è un reparto di Rebibbia. Qui c'è un ispettore capo che è autonomo rispetto agli altri ispettori. Secondo me ci ho parlato varie volte e lui mi ha detto che non ci fa portare a noi del G7 solo l'acqua, quindi tipo biscotti, latte o yogurt, non ce lo consente. Ora ho saputo che già un avvocato alla signoria vostra gli ha presentato un'istanza per questo problema. Non so se gli è arrivata. Per problemi di vitto o no? Per problemi che siano stati dislocati al G7 sì, penso. No, no, non ne sono al corrente. Comunque l'ispettore parlandoci mi ha detto che non dipende da lui, ma bensì dipende dal presidente di corte. Quindi non so se lei può... Scusi, che cosa dipenderebbe da lei? Per il fatto che noi non ci consente di portarci qualcosa da mangiare durante l'udienza. Allora, no, io dispongo che sia inoltrata una copia, uno straccio del verbale con autorizzazione alla possibilità di introdurre generi che siano confezionati e facilmente ispezionabili in base al confezionamento che hanno. E Tropea come? Francesco. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Grazie. L'imputato Madonia Giuseppe, buongiorno. La parola.
Presidente, volevo chiarire una cosa a proposito del signor Polverende, perché il bugiardo deve avere buona memoria. Non più di un mese fa, in quest'aula, davanti al Tribunale di Gela, il signor Polverende, imputato io solo perché stralciato, quindi ero io solo, Presidente il dottor Cantaro, Gela, a domanda secca, perché vecchio rito, e precisa del dottor Cantaro al signor Polverende, se aveva mai saputo se io avevo mai trafficato in droga, il signor Polverende risponde: assolutamente no, Madonia non ha mai trafficato in droga, perché era contrario a queste cose. Ancora non l'hanno sbobinato e quindi tramite i miei avvocati mi riservo di produrre questa dichiarazione di Bettinandale un mese fa in quest'aula del signor Polverende, imputato io solo. Inoltre io non so perché mi devono per forza fare tutti questi processi per droga, quando io è una cosa che odio, ho odiato sempre. Credo in Dio e sono stato assolto fino a quest'ora. Mi portano a Palermo sempre per droga, signor Presidente, e sempre con queste pendite. Poi io sono di Caltanissetta, i pendite della droga sono di Catania. Chiedo il rito abbreviato, il dottor De Francisci mi accetta il rito abbreviato, chiede il proscioglimento per la droga e sono stato condannato in primo grado solo a 10 anni per associazione. Gli stessi pentiti, Grangagnolo, tutti questi qua, vengono a Caltanissetta al Leopardo, processo Leopardo, sempre per questa droga, assolto anche là, oltre Messina, li hanno trovati tutti. Nel 93, signor Presidente, mi portano per droga sempre presso il tribunale di Firenze. Mi fanno dare 24 anni, signor Presidente, queste pendite, 24 anni in primo grado. In appello sono stato assolto, quindi l'hanno fatto adesso, perché se ne sono accorte quello che era successo. Se ne sono accorte di cosa, signor Presidente? Quando hanno visto che i pentiti dicevano tutto che l'avevano sentito dire, portano un pentito che si chiama Maimone, che non avevo mai conosciuto. Questo dice che era sicuro che io lavoravo con questa droga, perché gliel'avevo detto tizio. Ora, signor Presidente, questi sono i verbali di quel dibattimento. Tralasciando il nome del PM, tralasciando il nome perché non lo voglio dire, anche se è scritto qua, il pentito portato da Firenze in un processo a Milano, dove lo interroga i pubblici ministeri di Milano, ci dice: il pubblico ministero di Milano fa presente a Maimone che dai verbali di interrogatorio resi alle procure di Caltanissetta di Milano risulta che aveva sentito parlare di Madonia Giuseppe. Maimone dichiara: queste cose sono vere, ho sentito parlare di Madonia Giuseppe. Il pubblico ministero, da lettura dei verbali di interrogatorio reso dal Maimone l'8 ottobre 93 al pubblico ministero di Firenze. Maimone dichiara: non è vero che sono mai stato a pranzo con Madonia, non conosco il ristorante Oasi, non so chi sia Zupippo, ho parlato solo di Ruscone Roberto e di Barbera Alessandro, non ho mai conosciuto Madonia, è stato il dottor, e non dico chi, a parlare del ristorante Oasi e di Zupippo, ma il dottor e gli ufficiali del GICO non facevano le domande come le fa lei, gli dice al pubblico ministero. Se lei vuole sapere se conosco Madonia, mi chiede: conosce Madonia? A Firenze mi chiedevano: conosce Madonia chi ha fatto questo, questo e questo? E io cosa dovevo rispondere se erano loro che dicevano le cose? E su questo mi hanno condannato a 24 anni e poi in appello sono stato assolto. Un altro episodio, signor Presidente, perché nel 1993 mi trasferiscono da un carcere a un altro. Trovo sulla nave
due persone che adesso sono pentite. Allora non erano pentite. Ci mettiamo a parlare, uno lo conoscevo di vista, ci mettiamo a parlare, mi comincia a dire questo qua, dice io ho il padre, i fratelli, sono rovinato, dice ora mi pento e mi vendico con il signor procuratore della Repubblica e il magistrato che fece i mandati di cattura a mio fratello. Io ci ho detto ma non è giusto se non è vero. No, dice, ci dico quattro cose, sono in un verbale, signor Presidente, le ho detto nel 1993, prima che queste due diventassero pentite. Tribunale di Gela. Se non è giusto che fai queste cose. Riguarda la sua posizione a questo episodio? Sì, riguarda la mia posizione, signor Presidente. Ebbene, io non sto facendo nome di chi sono i magistrati, non l'ho voluto fare nemmeno là, lei se vuole leggere, mi hanno chiesto più di una volta di dire il nome di chi erano il Presidente, io non l'ho voluto mai dire. Ebbene, signor Presidente, questo qua non sapevo cosa fare, la prima udienza che ho avuto a Gela, chiedo di fare una dichiarazione spontanea davanti al Presidente Cantaro e le dico, senta, a giorni spunterà un pentito o due pentiti che ho incontrato sulla nave, così così, e non dico il nome, e diranno, accuseranno questo, questo e questo. Queste sono diventate pentite, dopo un mese e mezzo, due mesi. Non accusano più quelli, i due magistrati, per come avevano detto me, perché il discorso che io ho fatto davanti al tribunale, c'erano i giornalisti, l'avevano ripreso, quindi si è ripreso. Però accusano un altro magistrato, per farci entrare a me, lo accusano che era concusso con me, signor Presidente. E vengo interrogato, guardi qua, guarda, perché poi vede quando sono imbroglioni. Dice questo magistrato è concusso con Madonia. L'abbiamo discusso a tale punto, gli porta tutte queste novelle. Vengo interrogato da un sostituto procuratore, giustamente di un altro tribunale, dice, no, senta, io dice, sono qua per lei come testimone, dice, sì, io ho l'avvocato Fama, se per cortesia posso rispondere con l'avvocato Fama. Dice, no, dice, guarda, dice, è come testimone, risponda, rispondo. Dopo avermi fatto dire tutta la mia vita, dove andavo a scuola, dove andavo all'università, io andavo a Catania, dove tutto questo, mi chiede se conosco questo magistrato. Dice, sì, senta, io lo conosco. Dice, perché c'è il pentito che dice questo? Sì, io lo conosco questo magistrato, ma lo conosco solamente perché mi ha fatto tre mandati di cattura e un tribunale delle libertà che mi ha rigettato. Veda come è concusso con me questo qua. Signor Presidente, veda come, quasi, qua non c'è, la verità non si sa, è perché è difficile dimostrare la verità, signor Presidente. Ora questo, lei ha la possibilità di domandare al signor Polverente se le bugie che ha detto ieri, le ha detto un mese fa, davanti alla corte di Gela, il dottor Cantare. Allora, signor Madonia, tutto questo discorso che sta facendo lei deve trovare ingresso nel processo attraverso i canali tecnici, quindi attraverso il suo difensore e il controesame. Inoltre il discorso di dare per scontato già in partenza che tizio sia bugiardo, qui nella specie il signor Pulvirenti, è un giudizio, lei capisce, che lascia il tempo che trova, perché signor Presidente, le dichiarazioni di tutti vanno valutate, confrontate. Ma questa è la Corte che le valuta. Io parlo del mio caso. Se un mese fa mi dice questa Corte di fronte a un Presidente, Madonia non ha mai lavorato con questa cosa, questa allora è la verità, no. Quella che ha detto oggi o quella allora, che ha detto l'altro allora, ieri? Allora non mi sono spiegato che se questo contrasto non trova ingresso fra gli atti del processo attraverso la tecnica propria del processo, la sua dichiarazione lascia il tempo che trova. Io penso che posso farle entrare le cose del dibattimento. Cioè, ma lei è assistito. È giusto che entri, perché un mese fa ha detto un'altra cosa, adesso le dice un'altra. Signor Madonia, che lei è assistito ottimamente e quindi penserà il suo difensore al modo come farle entrare. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Presidente, scusi, c'è una riserva da parte nostra di produzione di quei verbali che non potevamo comunque produrre, possiamo documentare che in questo momento, mentre stiamo parlando, non sono disponibili. Pertanto non siamo in grado oggi, e superiamo la questione della decadenza, non siamo in grado di portare l'attenzione della Corte perché non sbobinati.
sono dichiarazioni del marzo. Sì, sì, avvocato, però bisognerà vedere come quello che si dovrà fare poi, perché non è che sono verbali che possono essere prodotti. Sono verbali che dovrebbero essere offerti e che lei dovrebbe utilizzare per una contestazione. Presidente, mi scusi, ma a prova contraria è verbale di prova di altro procedimento. Se c'è un altro è dibattimentale. Il canale è quello più immediato, è quello della contestazione. Scusi. Se c'è altro modo, vedremo. Operare la contestazione perché il verbale non lo dispongo in quanto. Ma mi rendo conto, avvocato. Sì, poi vedrà lei come. E il signor Strano Mario. Signor Presidente, buongiorno. L'imputato Strano Mario ha la parola. Io sto venendo qua, signor Presidente, per l'accusa che mi ha fatto il signor Samperi. Io, signor Samperi, non l'ho mai conosciuto all'infuori dell'87 al carcere di Catania. Non è che avevamo confidenza. Lui dice che mi conosce, io non lo conosco. Ora, signor Presidente, a me mi hanno arrestato l'87, sarebbe luglio dell'87. Sono uscito da galera 10 giorni prima del 90, con l'arresto, quando sono uscito mi hanno mandato soggiorno e mi hanno dato 2 anni di soggiorno. Io ho terminato in 92. Insomma, se io sono cazzarato, se io sono soggiorno, come faccio ad andare all'estero? Io nella mia vita ho fatto soltanto contrabbando di sigarette. Io a Piazza Cappellini, signor giudice, ero come la sciolla dei gatti del Ribì, perché mi conoscevano tutti. Loro conoscevano me, ma io non conoscevo loro. Lei lo sa, a Piazza Cappellini, se veniva, dammi 2 casse di sigarette, dammi 1 cassa di sigarette, dammi 3 casse di sigarette. Ma io soltanto sigarette ho mangiato. Ma 20 anni fa, signor Presidente, io da 20 anni a questa parte a me mi stanno campando i miei figli. Sono in attesa della pensione. Insomma, come fa questo a dire che io vado all'estero sino a oggi? Come ci vado all'estero? Insomma, io non lo so, signor Presidente, se io, lei lo sa, è stato lei che mi ha fatto il mio processo per la droga. Una droga che non esisteva, mi hanno condannato a 5 anni. Insomma, 3 anni l'ho fatta la volta scorsa, 3 anni fa ancora sto facendo, ma insomma, quanto lo devo piangere questo processo? Se devo morire in galera, che muori in galera, signor Presidente, con tutti questi signori. Insomma, al momento sto cocchiando 70 anni. Insomma, io vado in galera, signor Presidente. La ringrazio. Allora, il signor Pulvirenti e il paravento.
Buongiorno. 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 Chi procede? Avvocato Passarello? Avvocato Attanasio, chi è che procede? Presidente, avvocato Attanasio? Io sì, Presidente. Bene. Signor Pulvirenti, lei l'altro ieri ha detto che è stato detenuto a Barcellona Pozzo di Gotto? Sì. E in quale anno e in quali anni? Ma ci fu ne... verso nel 70, quasi fino al 75. Dal 70 al 73? Così. Sì. E lei ha anche detto che nel corso di quella carcerazione ha conosciuto, ha incontrato parecchi altri detenuti. Io ricordo, mi pare che ha parlato di Calderone, Cannarozzo, sì, d'Argento. Sì. E quali altri? Oltre Calderone ho incontrato Buscetta. Sì. Ho incontrato uno che si chiamava uno Mascolido. Ho incontrato Sudera, Franco Suderi, ho incontrato uno dei fratelli Di Maio. Sempre dal 70 al 73, vero? Poi loro hanno fatto, erano là perché si trovavano per il fatto dei 114, della nuova mafia chiamata. Io mi interessa. Poi sono, loro nel 72 se ne sono andati. Quando se ne sono andati? Verso nel 72, così. Sì. E lei è rimasto fino al 73, no? Sì. Senta, a Barcellona lei era detenuto in carcere o in manicomio criminale? No, io ero un detenuto nel reparto così, insomma, dove erano i minorati fisici. Fisici, no? Fisici, sì. O psichici? Fisici. Nel reparto fisico io ero. E chi era insieme a queste persone che sto nominando? Lei ha mai avuto riconosciuta un'infermità mentale o semi-infermità? Ma il fatto di questo, ho forzato la mano, io ho cercato... No, non mi interessa, se lei dice ho forzato la mano, poi le devo chiedere se lei ha corrotto qualcuno. Io le sto chiedendo soltanto se le è stata riconosciuta un'infermità mentale o una semi-infermità mentale. Sì, l'ho avuta riconosciuta, sì. Giudiziariamente? Sì. E in quale processo? Ma fonda un processo... Dopo un processo per un furto, così. Quindi lei... Non fu in quei tempi, quando ero a Barcellona, no. Quando ero a Barcellona, no, fu condannato sano, giusto. No, e no, poi... No. Scusi, chiedo io, questa perizia psichiatrica, lei, sì, dove l'ha subita, a Barcellona? No, o... questa l'ho subita a Catania. Ho capito. A Catania. E allora a Barcellona invece era ristretto... Sì. In quale reparto? Nel reparto minorati fisici, va. Perché lei che infermità aveva nel 70? 70 significa, sì, 25 anni fa. Sì, ho cercato, nel carcere ho cercato di fare, insomma, perché nel reparto fisico c'era pure, da questo reparto fisico erano tutti, c'era pure l'osservazione si faceva. Ho cercato, io mi ho tagliato, ho cercato di fare un movimento per farmi portare a Barcellona perché se capivo che si stava bene, secondo le vecchie carcerazioni che ho fatto, che si stava bene. E ho cercato, no per gli atti 90 e cose, perché insomma ho preso poi di meno della condanna. Sì, no, le chiedo, dal momento che lei dice si è tagliato, praticamente sì. Lei quindi faceva atti di autolesionismo? Sì, se facevo atti di questi, stavo svessato, non stavo, insomma, cercavo di ragionare a modo mio per andare al manicomio. Questo. Quindi se lei ricorda meglio invece, io penso che... proprio a Barcellona lei fosse nel reparto di minorati psichici o in osservazione per malattie mentali? No, io ero al reparto minorati, io ero nel reparto minorati, poi quando fu prosciotto nel processo l'ultimo fu nel reparto proprio, nel reparto di prosciotto. Nel reparto? Nel reparto del prescioglimento, però questo fu poi nel 77. Da un processo del 77, mi pare. Quindi lei nel 77 è tornato di nuovo a Barcellona?
Sì, perché ho fatto questa cosa a Catania, sta visita a Catania. Sì. Allora, stato, quindi... E ho ragionato, insomma, a modo mio, perché ci fu strada... Le chiedo scusa, per capire, quindi lei c'è stato dal 70 al 73 a Barcellona, sì, che è una, diciamo, un istituto particolare. Sì. Poi è tornato quando a Barcellona, Pozzo di Gotto? È 77, così. 77 fino a quando? Sono stato due anni, così. Quindi è stato dal 77 al 79, di nuovo sempre a Barcellona, e lì ha incontrato qualcuno in questi due anni? In questi due anni, non mi ricordo chi... Vabbè, non si ricorda, senta, non mi ricordo comunque. Le posso chiedere lei che scolarizzazione ha? Che scuola c'hai? Sì. Io ho la quinta elementare, però ho fatto la seconda allora, poi mi ho preso la quinta così, perché tempo di Mussolini, insomma, si, non si poteva seguire perché è venuta la guerra, non ho potuto seguire tutte le scuole. Io ho finito, Presidente, per ora. Poi, nel caso mi consentirà un altro intervento, Presidente, se non le dispiace, sì, perché sono arrivato ravvisarla. Adesso ed ero assente ieri, solo per questo, grazie. Un secondo, signor Presidente, il tempo di far partire le mie domande. Con il consenso del signor Presidente, signor Pulvirenti, ed è una richiesta che formulo, e nel limite delle sue possibilità, quando ciò si può verificare, gradirei che lei rispondesse alle mie domande con un sì, con un no, o se non si ricorda, non si ricorda, nel limite delle possibilità. E se il Presidente consente. Signor Presidente, lei venne fatto uomo d'onore dove? È a San Giovanni a Punta. Ha detto pure che c'è una commissione che decide chi deve diventare uomo d'onore. Una commissione? Sì. Ma chi l'ha detto questo? Chi è che decide quale persona diventare uomo d'onore oppure no? Ma uomo d'onore, ora ce lo spiego io come, perché l'ho spiegato sempre, uomo d'onore, e si combina così l'uomo d'onore, per dire, un ragazzo che è uomo d'onore, che è già uomo d'onore e c'ha vicino altri ragazzi e si piglia in simpatia di un ragazzo, e allora questo uomo d'onore lo rapporta sempre, per dire, insomma, a rappresentanti o vice rappresentanti, ci rapporta sempre che questo è un ragazzo in gamba, è buono, io lo voglio bene, lo rispetto, e allora da questa discussione che si fanno, questo viene fatto uomo d'onore, non è che si deve decidere commissione, cose, non c'entra questo. Senta, signor Pulvirenti, e il battezzando, cioè chi deve diventare uomo d'onore, sì, può decidere lui quando e se diventare uomo d'onore? Può decidere chi? Quello che gli è battezzato? No, quello che deve diventare uomo d'onore, lo può decidere lui? Ma chi c'entra lui? Lui non è che, perché non è che se ci, alla proposta si ci fa subito quando viene fatto, annunziato uomo d'onore, non è che se ci dice prima, perché non si può parlare prima. Bene, io adesso vorrei contestarle, ecco perché non riuscivo a perché capire. Se ci dice, più... dove... Aspetta, signor Polverendi, quando parlo io per piacere a lei, stia zitto, se no non ci comprendiamo. Allora, volevo chiederle se lei mi dà spiegazioni circa una sua affermazione di ordine diverso ed è contestazione, Presidente, pagina 164 delle dichiarazioni da lei rese davanti a questo stesso Presidente, procedimento penale Pisano Santo più 77. Lei dice a pagina 164, poi nell'86 io mi sono stato fatto uomo d'onore. Sì. Il pubblico ministero le chiede perché ha preso questa decisione. Perché c'era stato il mio volere pure. E oggi dice, ma quello non ne sa nulla, io desidero sapere, partecipa in qualche modo il battezzando, definiamolo così, oppure sono gli altri a decidere? Ma chi c'è? Io non lo so, insomma, in questo fatto, come se io l'ho spiegato tante volte. Giustamente le simpatie c'è, non è che uno si fa convinto come viene sto battesimo, queste cose, perché uno che è un soldato non lo sa queste cose, lo sa è un momento opportuno che si fa questo battesimo, come è, come non è.
Va bene, questo, non... va bene, signor Presidente. Senta, lei percepiva uno stipendio mensile? Sì. Quanto percepiva, se lo ricorda? Ma lo stipendio per me, che insomma ero certe volte era 1,5 milioni, certe volte di meno, certe volte di più, secondo insomma quello che si poteva, non c'era una precisione nella cosa. Perché gli stipendi non erano tutti uguali, c'era chi percepiva 1 milione, chi percepiva più poco, lei quando percepiva, se Polvirenti, non gli altri, il suo quant'era? Ma il mio era 1,5 milioni, così. Bene. Però non era se tassativo sempre, va, non è... Chi glielo dava questo stipendio, se Polvirenti? E chi glielo dava questo stipendio? Ma il stipendio veniva delle raccolte che facevano delle istruzioni. E chi glielo dava, chi? Ma... insomma, certo odio questa cosa a mano perché l'aveva, per dire, Filippo, certo odio l'aveva Franco Stimoli, secondo ho fatto che raccoglievano gli stipendi, queste erano le persone. Quindi la persona che raccoglieva gli stipendi, a seconda di chi era, gli versava 1,5 milioni al mese. Senta, signor Presidente, lei ha acquistato diversi beni immobili direttamente o per interposta persona? Ne ha acquistati? Sì, ne ho acquistati e l'ho spiegato, perché quando io avevo bisogno, l'ho spiegato tante volte, quando io avevo bisogno di comprare un pezzettino di terra, qualche cosa, loro mi raccoglievano, tutti i gruppi mi raccoglievano per dire 20 milioni, 30 milioni, quello che mi occorrevano e io facevo quello che dovevo fare. Quindi li ha acquistati questi beni immobili con proventi illeciti, con soldi che venivano da attività illecite? Certo, non è vero, non è certo. Lei ha subito un sequestro da parte dell'autorità giudiziaria nel 1983? Sì. Che cosa gli hanno sequestrato? Niente, hanno sequestrato dove abitavo io, che era fatto del 65, del 65-64, e bel passo che l'avevo comprato nell'81, quasi verso l'81, è un pezzettino di terreno con una casa colonia, con che 5.000 metri di terreno. Sì, dopo questo sequestro, quindi andiamo dopo l'83, sì. Lei ha acquistato altri beni immobili? Certo, durante poi che sono stato là da tanti, ho acquistato e poi tramite le amicizie che avevo con questi costruttori mi facevo indirizzamento, tutte queste cose. Non è che poi a casa veniva fatta sempre in nero. Può dirci, se non sono moltissimi, se no faremo tardi, quanti e quali sono questi beni immobili che lei ha acquistato? Almeno quello di maggior valore, diciamo. Ma di maggior valore, come maggior valore è stato di più un giardino che ha costato qualche 70 milioni, così, e poi i terreni che sono costati 20 milioni, che io sempre poi ci ho fatto un pezzettino di casa, che nella casa, insomma, il cemento era gratis, e questo si pagavano appena appena le spese. Questi acquisti sempre con proventi di attività illecita? Sì, sì. Ecco. Questi altri beni acquistati dopo l'83, gli sono stati sequestrati, signor Polvirenti? Certo che sono sequestrati. Successivamente sono stati sequestrati, certo, dall'autorità giudiziaria? Sì. Erano intestati a lei? No, a altre persone. È stato lei e quindi a rappresentare all'autorità giudiziaria di essere proprietario, sì, non intestatario di questi beni? Sì. E gli è stato notificato un provvedimento di sequestro? Lo so questo, no? Ha detto sì, signor Polvirenti, si decide. Non lo so, sono state sequestrate perché ce l'ho detto i magistrati, ma non è che mi ha arrivato una carta, una cosa, non lo so questo, non me ne ha arrivato. Ho detto sì, sono state sequestrate, ma... Senta... Poi non so niente, non è che mi sono più interessato più di queste cose. Le volevo chiedere... All'interno della sua organizzazione avete mai progettato di fare attentati a magistrati? No, come magistrato no. Di fare attentati no, noi cercavamo di sottomettere i magistrati su un altro punto di vista, che io l'ho spiegato sempre. Come attentati no, perché non si deve fare un attentato così eccellente. Il capo lo deve sapere
lui era contrario a queste cose, perciò è tempo inutile che si facevano discorsi. Senta, poi... Sepulvirenti, è possibile che altri appartenenti al suo gruppo, quindi i suoi sottoposti, avessero progettato, senza che lei ne sapesse nulla, attentati contro magistrati? Contro magistrati? Sì, altri appartenenti al suo gruppo, quindi i suoi sottoposti, senza che lei ne sapesse nulla. Ma guarda, per magistrati non esiste di fare attentati. Pedinamenti, queste cose, di fare questo appartamento, queste cose, c'è stato questo discorso. Ci torniamo dopo. Senta, signor Pulvirenti, lei è stato sottoposto al regime del 41 bis subito dopo il suo arresto. Sì. Aveva la possibilità di leggere giornali? Sì, quando lo prendevo sì, però anche non lo guardavo sempre. Aveva anche la sua televisione? Sì. Ecco, le chiedo, ha avuto modo di leggere attraverso i giornali se altri collaboratori appartenenti al suo gruppo avessero già riferito circa progetti di attentati a magistrati? No, io non disso mai di questo. Ha detto lei un attimo fa che subito dopo il suo arresto venne sottoposto al regime restrittivo del 41 bis. Durante questo periodo lei è stato sempre isolato? In cella, era in cella, non era nel reparto 41 bis, era nel reparto celle, che l'ho spiegato. Senta, lei poteva colloquiare con altri detenuti durante questa sua detenzione? Qualche segnale si può fare, perché le celle sono di passaggio le persone, perché io ero isolato, però giustamente una persona che viene in cella viene magari perché è sottoposta a un interrogatorio e poi sta 5 giorni, 6 giorni e se ne va. Aspetti, signor Pulvirenti, vorrei capire se c'è una differenza, perché non la so. Allora, lei viene arrestato e sottoposto al regime speciale del 41 bis. Sì. Poi successivamente manifesta la volontà di pentirsi. Io non mi riferisco a questa seconda fase, mi riferisco alla prima fase. Lei viene arrestato, gli viene applicato il 41 bis, tra l'altro non credo subito, perché occorre, come lei sa, un provvedimento del ministro Guardasigilli. Per questo periodo, ecco, lei è stato isolato quando era solo sottoposto al 41 bis e non aveva ancora manifestato l'intenzione di collaborare. No. Senta, lei ha detto che si poteva dire qualche parola con gli altri. Qualche cosa si poteva fare capire. Sì, e si potevano mandare bigliettini all'esterno? Insomma, si buttava da rete un muro, una cosa si poteva mandare, qualche bigliettino. Perché c'erano i muri che dividevano con l'infermeria, i passeggi, e si poteva buttare qualche bigliettino. Senta, lei manifestò a qualcuno il suo proposito di pentirsi? Ma io questo caso l'ho manifestato pure con la mia famiglia. L'ho detto ieri. Sì. Lei dice, a pagina 155, delle dichiarazioni rese sempre davanti alla Corte d'Assise di Catania, presidente Vilardi, a pagina 155 lei dice: fra me stesso, a domanda se lei aveva parlato con qualcuno dell'intenzione di pentirsi, lei dice fra me stesso. Gli chiede ancora chi lo interrogava in quella circostanza se avesse parlato con qualcuno e lei dice di no. Adesso dice che ne ha parlato con i suoi familiari. Sì, ma lui è un patto personale per la famiglia. Io lo sto dicendo perché ho una figlia che adesso è sotto produzione e lei sa tutta la storia, perché se può pure il suo marito lo sa il discorso. Cioè, per questo lo sto dicendo, perché prima non volevo mettere la mia famiglia, insomma, in pericolo. Chiedo scusa, avvocato. Pensavo questo. Quale verbale è, avvocato? Chiedo scusa. Pagina 155. No, quale verbale dibattimentale? Aria pulita o... Pisano Santo più 77. Ah, grazie. Andiamo avanti. Allora lei decise di pentirsi e cosa ha fatto? Si è messa a modello 13. Ricorda quanto tempo è passato prima che venisse ad interrogarlo il pubblico ministero? Ma sono passati pochi giorni, un paio di giorni, così.
pochi giorni, lei dice. Lei rimase sempre nella stessa cella per questi pochi giorni? No, quando io ho parlato con il magistrato, che mi sono modello 13, gli ho spiegato il fatto, sono stato trasferito immediatamente. Senta, la stessa sera. La stessa sera? Sì. A chi disse che voleva pentirsi allora? Modello 13? Al segretario della struttura penitenziaria? Ma che c'entra il segretario? A chi lo disse che voleva pentirsi? Non signore, io ho detto modello 13 che devo parlare con per quasi me, così ho detto. Ho capito. No, non ho parlato di queste cose con nessuno. Senta, lei non stette per un periodo di tempo dopo che manifestò questa intenzione di collaborare nell'infermeria del carcere? Come nell'infermeria? Che fu nell'infermeria? Sì, lei fu ristretto... Nell'infermeria io ci fu queste due giorni, perché pure uno le celle e mi hanno portato in infermeria. Quindi si trovava nell'infermeria? Sì. E fu in queste due giorni precise che insomma io ho mandato a chiamare... Me ne sono messo il modello 13. Sì, solo un attimo per consultare i miei appunti. Ricorda chi c'era vicino a questa... In infermeria ricordo, chi c'era con lei? Ci ho dato pure una lettera. Sì, chi c'era con lei allora? Romeo. Romeo chi? Giovanni. Romeo Giovanni. Lei parlò con Romeo Giovanni dell'intenzione di pentirsi? Ci ho detto un'altra cosa a Romeo Giovanni. Non ci ho detto di pentimento, ci ho detto insomma di dire le cose, i nostri, come stavano, perché questo ci ho detto, per farlo convinto, una volta che poi... Si faceva convinto, come infatti lui si è fatto convinto, però quando poi è stato a mano al magistrato ha cambiato, ha detto qualche cosa, ma perché si parlava di un dossier pure. Sì. Senta, di un dossier di servizi segreti. Quanto tempo che l'aveva stato? Lui a mano questo. Non mi interessa molto. Le chiedevo, quanto tempo è stato allora in infermeria? Due giorni? Sì, qualche due giorni, tre giorni, così. Allora? Fu proprio come sono stato in infermeria, mi sono messo al modello 13. Si trovava in infermeria, si è messo a modello 13, sì. L'hanno spostato. In infermeria quanto tempo c'è stato? Ma qualche due giorni. Due giorni, perché hanno pulito le celle. Questo è stato un giorno che hanno pulito le celle. Sì, che lei ci chiarisse invece qualcosa di diverso che ha detto. E contestazione, Presidente. Sta parlando lei, signor Pulvirenti. Dice circa 10 giorni prima, e prima fa riferimento a che venisse il magistrato, quindi prima che cominciasse lei la sua collaborazione, ho parlato con Romeo. Ma non erano 10 giorni, ho detto un paio di giorni. Lei deve mettersi d'accordo con se stesso. Non lo dica come dire, ma avvocato che sta dicendo? Lo ha detto lei e lo ha detto esattamente sempre nel processo Pisano Santo più 77, esattamente a pagina 164. Cioè erano 2 giorni o erano 10 giorni? Comunque, io mi pare che erano un paio di giorni che avevo stato là. Senta, lei disse a Di Mauro, guarda, pentiti. A Di Mauro? Sì. A Romeo, scusi. A Romeo Giovanni. Non ci disse pentiti. No. Cosa non ce l'ha detto? Ce l'ha detto. Vediamo come si può fare di dire le cose come stanno, insomma, perché questo lo volevo convincere di un altro modo. Senta... Il mio non è ma pure alle mie familiari c'è su così, di dire le cose come stanno, non ci facevo capire proprio un'altra cosa perché potevano. Signor Pulvirenti, voglio sollecitare il suo ricordo, non è contestazione Presidente, ma mi rifaccio sempre a questo verbale. Lei qui dice, circa 10 giorni prima ho parlato con Romeo, ci ho detto insomma di aggiustare tutti, poi ci sono una serie di puntini. Io desidero sapere lei con... aggiustare tutti, che cosa intendeva dire? Ma io intendevo dire di essere tutti con della parte della giustizia, questo, voleva dire per tutti, una cosa per tutti. Gli ha detto, Romeo, aggiustiamo tutti, come gli avrebbe detto se si ricorda? Ma mi ricordo che io ho detto, puro mio familiare, di essere tutti della parte della giustizia, di luvarne di queste cose, tutti. Andiamo avanti, signor Pulvirenti. Allora, continuiamo in questo excursus. Finito il periodo delle celle, lei venne trasferito in altra struttura. Senta, c'erano altri pentiti nella struttura dove lei è stato trasferito? Non, signore. Non, signore. E
quando lei si trovava alle celle, accanto alla sua c'erano altri pentiti? Ma ci fu un paio di giorni, sì, ci fu un pentito che faceva parte a mio clan, ma... Come si chiamava? Come si chiama? Però io, quando c'è stato lui, non aveva nessuna intenzione ancora di... Sì. Di fare... Senta una cosa, ci può dire chi era questo... Era questo Alfio Ricciardello. Soltanto Alfio Ricciardello? E cose Pino Razio, sono stati in cerca. Non ho capito se pur dire, un po' Pino Razio e Alfio Ricciardello. Allora non era uno, erano due i collaboratori? Sì, ma prima fu uno e poi ci fu un altro. Ho capito. Da questa cella. Ho capito. Pino Razio era esattamente la cella appresso alla sua? No. Un'altra cella appresso, sì. Non era vicino alla mia cella. Sì, e Alfio Ricciardello? Sempre da questa cella che poi c'era lui, dove? E volevo chiederle, si poteva parlare da cella a cella, signor Providente? Ma guarda, l'ho detto, se uno voleva parlare, poteva parlare, ma siccome questi, quando hanno fatto la collaborazione, non volevano... Insomma, non si copri uno, non voleva uno parlare, non voleva uno dire niente. E Pino Razio già lo aveva accusato, lei e i suoi familiari? Pino Razio? Aveva già accusato lei di reati e anche i suoi familiari? Mi aveva accusato? Sì. Giustamente, certo che mi era accusato, una volta che collaborante. Era stato arrestato anche per le sue dichiarazioni? Certo. No, il collaborante lui l'ha fatto dopo il mio arresto. Pure a Alfio Ricciardello, non c'entra questo, è stato dopo l'arresto, sì, durante la detenzione. E lei non fu curioso? È passato di chiedere... qualche anno passavo, che poi fu pentito. E lei non chiese nulla, né a Pino Razio né ad Alfio Ricciardello? Ma non, signore, che cosa chiede? Senta, devo tornare anch'io un attimo su Barcellona Pozzo di Gotto. Desideravo chiederle se lei può specificarci, se se ne è dimenticato qualcuno, i periodi di detenzione in strutture extracarcerarie, in modo particolare strutture sanitarie. Se lei potesse dirci i periodi, tutti... Ma i periodi ci fu qualche tre volte, guarda, non è che posso pensare, perché posso pensare precisi cose, perché andavo e venivo, questo è. Avevo una carcere che dovevo fare un processo, poi me ne andavo a Barcellona. Facevo tre sennesci, non è che uno può pensare proprio tutti. Quello che ho detto ieri, Nuccio Baruni è venuto pure a Barcellona da un tempo che io mi trovavo là. Questo. Senta, signor Providente, lei ha detto entravo e uscivo. Sì, magari andavo a carcere, facevo qualche perlo, qualche processo, poi andavo a Barcellona. Questo è successo. Sì. Senta, volevo chiederle, lei ha detto che in queste strutture extracarcerarie si stava meglio? Sì. Ha detto pure che per ottenere ciò, a parte la perizia a cui ha fatto riferimento, si è più volte autolesionato. Sì, quante volte si è verificato e che tipo di lesioni si è inferte? Io sono qua tagliato con la lametta pure, con un poco di lametta, ma poi insomma l'ho fatto l'ammalato, lo sanno che ho fatto l'ammalato, perché questa è la formalità, no? Io anche tanti, non è quello che sono per dire nel manicomio sono tutti... ammalati, che non esiste questo. Senta, che uno fa, insomma, usciamo unito e va a manicomio. Senta una cosa, c'erano reparti diversi in questo ospedale? Fatti diversi? Reparti diversi? Sì, reparti diversi ce n'è. E lei in quale reparto? Io ero reparto minorato, l'ho detto sempre, dove eravamo tutti? C'era Buscetta, Garderone, questi, eravamo tutti insieme. Bene. Questo si può verificare. Senta una cosa, signor Presidente, un'altra domandina. Successivamente o durante queste entrate e uscite, che non sappiamo bene localizzare nel tempo,
Lei è stato ricoverato in altre strutture manicomiali? Sì, io l'ho detto, io ci sono andato poi di là del manicomio stesso con la strada di Daninza per andare fuori per la pensione, per prendere la pensione. È stato ricoverato a Messina, per esempio? Sì, sì, per questo. Di Barcellona sono andato a Messina. Ricorda quale malattia accusava lei in quest'ultimo ricovero? A me mi hanno riconosciuto schizofrenico e paranoico, questo. Mi accusava che faceva, insomma, discuteva a modo mio. Passiamo ad altro argomento. Ricorda quando ha cominciato a trafficare in stupefacenti lei, signor Pulvirenti? Come? Quando ha cominciato a trafficare in stupefacenti lei, se lo ricorda come data? In stupefacenti, per dire personale mio, quando è stato, insomma, che ho fatto questo acquisto, poi in stupefacenti l'hanno usato sempre, nel gruppo, l'ho detto ieri. Ascolti, signor Pulvirenti, mi veda di seguirmi un attimo. Sì. Lei quando ha cominciato a trafficare in stupefacenti, nel tempo? Sì, le stupefacenti, adesso l'84, quasi, l'83, l'84. 83, 84. Nel fine 86-84, questo. Lei ha detto in occasione di questo acquisto di stupefacente che lo vedevano protagonista, che Malvagna e Caudullo conobbero due palermitani. Sì. Lo sa dove li conobbero questi due palermitani? Perché erano stati in galera insieme a Gazzio Caudullo. E non ricorda quando si incontrarono, no? In quale carcere, no? No, carcere no, non c'è stata questa discussione. Senta, sì. Anche che c'è stato, non è che uno ricorda a detenzione. Le volevo chiedere, lei già ha riferito che questi palermitani si chiamavano uno Franco e l'altro Paolo. Sì, sì. Paolo prima gli venne presentato come Paolo o con un altro nome? Quando venne presentato prima o fu uno scherzo, si diceva Sabuccio, così, però poi ho capito che insomma si chiamava Paolo. Questo mi ricordo questa parola quando ha detto Sabuccio, ha detto questa discussione, io ho capito Sabuccio, però poi no, si chiama Paolo. Senta, signor Pulvirenti, lei in data 23 novembre del 1994, sì, sempre in relazione a quel procedimento a cui ha fatto riferimento, a domande specifiche ha detto, quindi siamo nel 94, novembre 94, uno si chiama Franco, sono, sì, sicuro, però uno mi fu presentato come Salvatore. Come Sabuccio, sì. Che come ora Salvatore. Mi dicono, scusi signor Pulvirenti, che ora mi dicono che si chiama Paolo. Vuole chiarire chi ora gli dice, quindi nel 94, che si chiama Paolo? Che ora mi dicono? Lei ha detto testualmente che ora mi dicono che si chiama Paolo. Mi dicono, loro me l'hanno detto, loro stessi, Malvagna, questi, perciò... Nel 94 gliel'avrebbero detto? No, nel 94. Sì, c'è stato un malinteso discorso, perché io lo sto dicendo adesso, ora mi dicono che me lo doveva dire. Chiedo a lei, ora mi dicono... Siamo nel 94 e chiedevo chi gliel'ha detto ora, sembra nel 94. No, c'è stato un malinteso nel discorso, a me poi mi hanno detto, no Paolo. Noi prendiamo questo è... Questi palermitani appartenevano ai Corleonesi? Sì. Lei come lo seppe, chi glielo disse? Prima di tutto me l'hanno fatto capire loro stessi. E poi loro si fedavano di questo di Arazio Caudullo, perché erano stati insieme, di non si fare scoprire che loro ne davano questa roba a noi acce, perché se lo sapevano, insomma, hanno fatto capire che questi erano ragazzi di onore, uomini d'onore di Totò Riina, riservati, perché facevano direttamente questo traffico di droga. Erano e stavano da un quartiere a Roma residenziale, un quartiere di noboli. Da questa casa ci è andato pure Filippo e Orazio. Mi scusi se mi introduco, guardi che molti di questi argomenti sono stati già ampiamente esplorati sia in sede d'esame che di controesame. Dico questo perché si vorrebbe prendere oggi un aereo delle, diciamo così, stasera delle ore 18, 19, dico per tutti quelli che devono rientrare a casa, quindi sappiate regolarvi, perché non mi si venga a dire l'esame si fa di presenza e il controesame si fa in teleconferenza. Solo a questo fine, perché vi preavviso già che chi non riuscirà a fare il controesame oggi dovrà proseguire con la teleconferenza.
Se mi consente, Presidente. Prego, avvocato. Domande... Dopodiché proceda, sì. Cerchi di adeguarsi. Le domande se sono... ritiene. Senza, le domande sono leggermente diverse rispetto a quelle formulate dai difensori e dal non sto entrando nel merito, dico, ne tenga il conto che ritiene. E comunque in ogni caso mi avvio a concludere. Sapulvirenti, lei ha detto quindi che appartenevano ai corleonesi. Sì. Le contesto che pagina 46 e 47, sempre dello stesso procedimento, lei ha detto cosa diversa, ha detto che non sapeva se appartenevano a Totorrina, se appartenevano a Santa Paola o se lavoravano per conto loro. Come ci può chiarire questa differenza? Non può essere che io ho detto questo, no? Prendo atto che non può essere. Io ho detto che erano uomini riservati, l'ho detto sempre, dal primo giorno. Scusi, signor Presidente, mi va bene la sua risposta. 24-11-94, sempre Corte d'Assise, prima sezione di Catania, pagina 46-47. Cos'è il secondo punto? Senta. Lei ha riferito già che Gran Cagnolo ebbe a dirgli che si rivolgeva anche ad altri per acquistare droga. Conferma questa circostanza? Che Gran Cagnolo si rivolgeva? Gran Cagnolo si rivolgeva ad altri per acquistare droga, sì, oltre i suoi canali normali. Sì. Sì, solo un attimo. In altra circostanza lei ha detto, signor Pulvirenti, che Gran Cagnolo si riforniva a Milano, non è opportuno dire il nome, non è necessario dire anche il nome, ed ha chiarito in quella circostanza che questo solo riforniva a tutti. Confermo quest'altra circostanza? Questo solo riforniva a tutti chi, Cammelo? Lei ha fatto un nome, ha detto andava Gran Cagnolo a Milano da questo signore e che questo riforniva a tutti. Sì, riforniva a tutti. Dovrebbe essere. Volevo chiederle ancora, questo signore che riforniva a tutti, che si trovava a Milano, era l'unico fornitore, visto che lei dice solo riforniva a tutti, o ve ne erano anche altri? E c'erano pure i fratelli Ciulla, insieme. E poi? I fratelli Ciulla, come insomma fornitore, questo, e lui. Bene, le contesto che lei, davanti alla Corte d'Assise, seconda sezione, procedimento penale Santa Paola più 3 a Bologna, ebbe a dire, si rifornivano Gran Cagnolo e un altro signore, solitamente si rifornivano il droga a Milano, questa era la domanda. Lei dice, certo, e il pubblico ministero richiede, da questo signore o anche da altri fornitori? Lei risponde, io so di questo signore, poi gli altri non li conosco, se c'erano altri. Ed erano soltanto queste le uniche fonti di approvvigionamento, le chiedono. Lei risponde, io così. Adesso sta parlando anche di Ciulla. No, di Ciulla ho detto a Bologna perché non mi facevo convinto, perché mi dicevano di Salvatore Ciulla e io ho detto che conoscevo appieno Ciulla. Questo. Perché l'altro fratello io non lo conoscevo, mi hanno detto che conosceva, io ci ho detto che conosceva appena Ciulla perché... Avvocato, le dispiace citare nuovamente la pagina del processo? Senz'altro, Corte d'Assise... Sì, sì, la pagina. 135-136. Ho parlato di Toro Melanese, pure, questo. Sto pulirendo un'altra domanda. Mi riferisco all'episodio dell'acquisto di stupefacenti in una certa quantità, i 10 o i 12 kg. Dopo quell'acquisto di una certa consistenza, lei sa se Malvagna fece altri acquisti di droga? Se doveva fare un altro acquisto, un altro pieno di questo, però non ci fu il tempo di farlo, come mi ricordo io. Poi le cose le aveva lui a mano.
Io mi ricordo questo che la gioca di cui io. E solo questa. Però quando finiva questa si doveva sempre portare questa roba o 12 kg o 20 kg, secondo quella che si poteva consumare. Però poi non è durato sto fatto perché sono avvenuti l'arresto. Quello fu l'unico acquisto di droga che fece lei o che fece la sua organizzazione? C'entra la mia organizzazione, questo l'ho fatto. Mi sono preso la bigaiù di farlo io, Cavutullo e Malvagna, perché c'era questa conoscenza. Non è che è stato, insomma... Sì, non sono stato felice nella domanda. Allora, mi ascolti un attimo. Questo acquisto sì. consistente di stupefacente, sì. fu l'unico acquisto che fece lei o fu anche l'unico acquisto che fece la sua organizzazione? Ma la mia organizzazione, guarda, io ho detto sempre dove si forneva, come faceva, però non c'era una quantitativa grossa, erano quantitative che fra di loro si davano aiuto. Ci sono stati altri acquisti di droga? Non è che... Ma dico, ci sono stati altri acquisti di droga, se pur venendo? Ma acquisto di chilaggio così, no. Acquisto di chilaggio così, di 10 kg, di cose, no. Non ci sono stati. Presidente, vorrei contestare a pagina 249, sempre dello stesso verbale, che il collaborante dice, il pubblico ministero fa la domanda, con il canale palermitano o per sempre? Aveva detto prima, dice no, sta coca sola e basta. Poi successivamente gli fa la domanda al pubblico ministero e dice con il canale palermitano o per sempre per l'organizzazione? Pagina, mi scusi, 249 di quale verbale? Ci arrivo un attimo, pagina 249, Pisano Santo più 77, Corte d'Assise di Catania, procedimento 1594. E lei dice no, sta coca sola e basta. Successivamente ancora risponde, quando il pubblico ministero ha perso il filo, le chiedo scusa, con il canale palermitano o per sempre per l'organizzazione? Lei risponde per sempre. L'organizzazione è stato questo l'unico acquisto di droga che abbiamo fatto, poi non abbiamo mai usato. Ecco, vuole chiarirci questa differenza? Non abbiamo usato, voleva dire, questa quantitativa no, però ho detto che un po' di droga per uno la vendevano tutti, si arrangiavano fra loro. Però questo grosso acquisto insomma non l'avevo fatto mai, perché poi è stata divisa questo acquisto, e capigruppi. Sento, signor Presidente. Le contesto ancora allora, a differenza di quanto sta ripetendo adesso e aveva ripetuto ancora prima, pagina 224, sembra dello stesso procedimento per il signor pubblico ministero, che a domanda del giudice all'atere, lei ha detto testualmente, la domanda è questa, vi siete occupati solo di quella partita di droga? Il giudice all'atere si riferiva esattamente a questo episodio e lei ha risposto quella partita sola. Gli ha chiesto ancora il pubblico ministero e poi non ve ne siete occupati più? Lei risponde no completamente. Gli chiede il giudice all'atere né prima né dopo e lei risponde né prima e né dopo. E la terza versione io desidero che se lei vuole dia risposta compiuta alla Corte. Avvocato, chiedo scusa, il verbale qual è? Sì, ma però poi chiedo scusa, Pulivirenti, un attimo. Ma l'ho detto nei processi passati. L'ho detto all'inizio per mettere anche lei in condizione di seguirmi. Pagina 224. Ma di quale verbale? Perché l'ultimo era Pisano. Ed è sempre Pisano. E sono le domande del giudice all'atere nella parte finale. Pagina 224. Se il Presidente l'autorizza può rispondere. Se... Cioè, Fulvirenti, io aspettavo una sua risposta, ma se lei non vuole rispondere... Che cosa... Niente, andiamo avanti. Ho detto magari in secondo tempo, però l'ho detto che sì, insomma sì. Questi. Perché un'altra domanda. Non è che uno in un momento che dici mille cose può pensare 2000 cose, però quando ci ho pensato l'ho detto le cose come stanno. Perché è niente che. Certo, perché c'è una cosa volevo chiederle. Lei è stato interrogato da altre autorità giudiziarie? Ed esattamente circa un mese fa in questa stessa aula, tribunale di Gela, ricorda questo particolare? In questo tribunale? Qua, in Arre Bibbia. È stato interrogato da altre autorità giudiziarie? Sì. Ricorda
chi era il magistrato che procedeva? Era di Palermo, di Messina, di Caltanissetta, ricorda? Gela per caso. Ma mi sembra che i magistrati non è che uno può pensare, ma penso che quando sono stato un Torre Catoccani, ma non avevo mesi, penso che avete più. Sono stato un Torre Catoccani che c'era Zucchero e c'era un altro magistrato. Aspetta, un mese fa circa, senza il dottor Zucchero, non credo che sia applicato, io ti posso permettermi di dirlo. Lei è stato interrogato da altri magistrati? Ma io sono stato interrogato da tante magistrate. Non un mese fa, in questa stessa aula un mese fa. Non lo so se fonda questa stessa aula. Nell'aula accanto, a Re Bibbia, qui a Roma. Vabbè, glielo dico lei, avvocato, facciamo prima. No, perché glielo devo dire io, se il pubblico ministero, se il suo collaborante non perché ricorda l'ha neanche detto, una cosa così importante, non lo so perché lo devo dire. E glielo devo suggerire io. Ma sono stati a ciò posti, anche che perché lo devo dire. No? Lei ricorda se in queste propalazioni c'era per caso imputato Madonia Giuseppe? Si ricorda? Sì, ma non mi cava un mese quando fu Madonia, avete più. Ho detto circa un mese. Avete più. Lei ha fatto dichiarazioni circa il traffico di stupefacenti nella zona di Gela? E chi c'entra nella zona di Gela? La zona di Gela non ho fatto dichiarazione di stupefacenti. Che dichiarazione ha fatto o per quale reato si procedeva, se lo sa, in quel processo? Ma se procedeva, ha fatto dell'omicidio, questo, l'Augusta, omicidio e basta. Ho fatto da gioca, era suo nipote, che si sa. Senta una cosa, signor Pulvirenti, volevo chiedere. Lei ha detto tante dichiarazioni davanti a diverse autorità giudiziarie. E lei ha confessato tutti i reati da lei commessi? Ancora devo... Ancora c'è nata conversa. Ma io stavo parlando, e basta. Ho capito. Lei... facesse ancora altre dichiarazioni da fare, signor Pulvirenti? Un po' darsi. Signor Pulvirenti, non ho capito, lei facessi che cosa dovrei fare? Altra domanda, avvocato. Il mio lavoro. Allora, signor Pulvirenti, ha ancora dichiarazione da rendere? Già risposto, avvocato. Ora adesso ho un'altra dichiarazione da fare, perché già è stata fatta. La farà, io voglio sapere solo se ne ha ancora da fare, poi la farà quando ritiene lei e quando pensa che... L'avvocato ha risposto e passiamo all'altra domanda. Un'ultima domanda, signor Pulvirenti. Quando il rappresentante interprovinciale viene arrestato oppure latitante... La carica la perde? Quando viene arrestato o è latitante? No, perché la perde la carica? Quindi anche se si trova latitante e quindi non si può occupare stabilmente delle cose? Certo, se è latitante la cosa poi diminuisce, per dire, quello che fate libero, essendo latitante diminuisce. E comunque posto in questi termini, la domanda non è ammissibile. Prego, Presidente. Posto in questi termini, la domanda non è ammissibile. E la riformuliamo, Presidente. Sì. Se un rappresentante di Cosa Nostra viene arrestato, ecco, scusi, avvocato, guardi che si presuppone uno statuto che non mi costa che esiste se non nella letteratura che si è occupata di mafia e di Cosa Nostra. Ecco, infatti, sotto questo profilo è inammissibile. Lei può chiedere se si è verificata un'evenienza del genere, non se c'è una regola in questo senso. Accetto la sollecitazione. Desidero sapere, quando un componente che aveva qualche carica all'interno del suo gruppo veniva arrestato, perdeva la carica? Non perdeva, veniva sostituito da un altro, però era, quando poi usciva dal carcere era sempre quello. Quindi veniva sospesa la carica, ma veniva nominato un altro al suo posto?
No, come nomina non si può fare se non prima, insomma, chi c'entra? Se poi, giustamente, per un annato legarlo, cosa, allora se non nomina un altro, ma se deve fare una minima condanna, una cosa, no. Si lascia sempre quello che è. Ho finito, signor Presidente. E a sorpresa, Presidente. Avvocato Franco Russo. Presidente, chiedo scusa, collega Russo, non vorrei essere scortese, è per completare l'esame sulla stessa posizione 5 domande. Avvocato Antillo. No, se lei consente, solo 5 domande per chiudere insieme. Grazie. Avvocato Antillo. Sì, senta, signor Pulvirenti, nella zona tra Belpasso e Piano Tavola ci sono delle cave di Brecciolino? Sì. Lei ha preteso mai del denaro dai proprietari delle cave o dai trasportatori che si occupavano del trasporto del Brecciolino? Sì, questo del Brecciolino io l'ho dichiarato. Va bene così, ci siamo, lei ha preteso del denaro? Sì. Perfetto. Senta una cosa, lei si ricorda in che periodo Malvagna, suo nipote Malvagna Filippo, venne disintossicato in quanto tossicodipendente? Ma quale tossicodipendente? Non c'è stato mai tossicodipendente. Cioè a dire, lei dichiara che il suo nipote Malvagna non è mai stato... No, perché lui è stato arrestato verso il 74, così mi sembra. Quindi lei non ricorda... E poi se... è uscito... Ho capito. È uscito bene. Solo che noi altri abbiamo fatto quella cosa, perché del ragazzo dice che aveva avuto una storia, abbiamo fatto quella cosa di tenerlo in guardia, di pigliare cilorina, di appurare se questo era pulito veramente. Ho capito. Senta una cosa, quindi lei non risulta che il Malvagna venne legato in campagna con una catena? Quella campagna, Malvagna era nella sua casa, con sua mamma e suo padre. Lei stia zitto, Pulvirenti, e non ammetto altre domande sul punto. Sì, signor Presidente, no, passiamo ad altri argomenti. Da quale campagna è? E stia zitto. Le risulta che il signor Grancagnolo Carmelo ebbe un periodo di fortissimo esaurimento nervoso? Non ammetto la domanda. Ma... Senta, zitto, la domanda non è ammessa e non deve dare risposta. Senta, signor Pulvirenti, voglio dirle questo. Lei da quanto tempo non vede Mazzei Santo? Mazzei Santo? Sì. Tempo di quando era in galera, non l'ho visto. Quando insomma è stato fatto uomo d'onore, io l'ho spiegato, non l'ho visto, non l'ho incontrato. Sì, senta, lei si è incontrato con Cuffari, tale Cuffari e tale Turi Spimola nella casa dove si trovava il latitante? Io mi sono incontrato con Michele Cuffari perché c'era Pulisano che mi hanno dato questo appuntamento da una casa a Belpasso, da una villa conciata a Belpasso che era di Angelo Greco. Sì, rispetto al momento in cui Mazzei è stato arrestato, questo incontro quanto tempo prima è avvenuto? Prima, è avvenuto sì. Prima. Quanto tempo prima? Ah, insomma... È stato arrestato Mazzei a novembre, io glielo dico così, le rosatico. Sì. Più o meno? Un paio di mesi prima, così. Senta, è stato prima o dopo che Mazzei Santo fosse fatto uomo d'onore? Io Mazzei Santo fu fatto uomo d'onore 2 mesi prima. Perfetto. Di essere arrestato. E questo incontro circa con 2 mesi prima. Perfetto, e questo incontro con il Cuffari e Turi Spimola quando sarebbe avvenuto? Rispetto al momento in cui è stato fatto uomo d'onore? Quanto tempo prima è avvenuto? Ma sempre nello stesso periodo, così. Sto dicendo circa 2 mesi prima, insomma, di essere arrestato. È stato fatto uomo d'onore. No, questo è il momento in cui è stato fatto uomo d'onore. Io dico, questo incontro nella casa, nella villa, sì. Con Cuffari e gli altri, e mi vuole dire rispetto al momento in cui è stato fatto uomo d'onore, quando è avvenuto? Non lo sto dicendo, poteva essere... Due mesi prima ancora rispetto a... Quindi 4 sì. Mesi rispetto a quando è stato arrestato. Ma poteva essere in quei tempi, sì, ma poi, insomma, non penso che questo ha importanza... Va bene. Penso che non ha importanza, insomma, questa discussione. Vabbè, quello è un discorso, è importanza o meno, ce la vediamo noi. Va bene, grazie. Grazie, Presidente. Possiamo fare intervenire l'Avvocato Reina al momento, Avvocato Russo? Mi chiede la parola. Avvocato Reina. Grazie, pochissime domande. Avvocato Ivo Reina, signor Pulvirenti, sì. Lei ha riferito di aver visto Gioè a Palazzolo, conferma evidentemente la circostanza, no? Sì, di aver visto, di avuto l'incontro. Visto l'incontro, parlato, eccetera. Sì. Se ho capito bene dalla trascrizione, sì. Ci sarebbe stato presente anche un certo Angelo Romano? Sì. Chi è questo Angelo Romano? Mi è un palermitano, uno che ci faceva l'autista a lui. Faceva l'autista a Gioè? Sì. E questo Angelo Romano perché...
io capisca meglio, è un uomo d'onore? No, non è uomo d'onore. Non è uomo d'onore? No. Quindi restava fuori? Sì, era il suo autista suo. Era un autista, perché Galea non guidava, perché era l'autista? Ma un autista può darsi che è un avvicinato e può fare l'autista, può darsi che è un affiliato, questo no, insomma non me l'ha spiegato lui. Non gliela spiegato. Sapeva che era il suo autista, così, me l'ha presentato, va. No, con modo onore, me l'ha presentato così. Lei sa se Gioè aveva un incarico in Cosa Nostra? Certo, era, che vuol dire, era un capomandamento, uno di alto fondo. Cos'era? Capomandamento era. Noi stiamo parlando di Gioè Antonino, sì. Signor Pulviventi, quello che si è suicidato. Era fedelissimo di Totò Riina, un fedelissimo di Totò Riina. No, un momento, andiamo piano. Incominciamo con lo stabilire che parliamo della stessa persona, Gioè Antonino, successivamente suicidatosi, sì, nel carcere di Repubblica. Sì. Benissimo. Lei ha detto pochi istanti fa che Gioè era un capomandamento. Di Altofonte, mi pare che era di Altofonte. Capomandamento di Altofonte. Lui disse sogno dell'Altofonte, penso, e ho capito che era un capomandamento, perché era uno che lo mandava a Catania, Totò Riina. Non l'ho avuto spiegato questo. Questa è, si capisce per dire nelle formalità, non è che uno ci spia. Io so che era proprio... Insomma, un fedelissimo dottore. Com'è nato il contatto, signor Pulviventi? Com'è nato il contatto, l'incontro? Ma il contatto io incontro non l'ho spiegato, non ho avuto due. No, desideravo capire questo. Si presenta questo signor Gioè dicendo sono mandato da Totò Riina e lei gli crede? Dico, non potrebbe che essere. Può dire, una volta che viene qui, insomma, viene con un consigliere, quando non viene con l'interprovinciale, che discussione su chi? È venuto accompagnato. Certo. È venuto accompagnato. Certo. Io poi desidero sapere due altre cose semplicissime. Lei mi sa dire qualcosa della commissione regionale di Cosa Nostra? Della commissione regionale? Sì. La commissione regionale, non è a Catania, insomma, no. La commissione regionale è una cosa di una cosa che noi altri non l'abbiamo usata questa Catania, perché è una cosa dei capi, se riuniscono i capi vettici per dire questa cupola chiamata. Questo è. Però noi altri a Catania non ci è stata questa cosa. Ma... questa è una cosa di Santa Paola, di Totò Riina, di questi capi. Si chiama vettici. Sarebbe questa commissione regionale. Poi noi altri si usa, vendiamo che c'è l'interprovinciale che va fuori, insomma, e va a discutere quello che deve discutere con noi forestieri, questo. Ma poi se ci sono cose di una certa importanza sono fra i capi proprio che si parlano fra di loro. E quella sarebbe la regionale. Ma lei sa che la commissione regionale da numerosi collaboratori è chiamata anche commissione interprovinciale, che poi è la interprovinciale stessa... Io sto dicendo l'interprovinciale va a parlare con questi forestieri. Scusi, ma io no, lei, però scusi signor Pulviventi, io so qual è la sua posizione sull'interprovinciale. Lei dice che l'interprovinciale sarebbe un personaggio, una persona. Sì. Invece io sto parlando della commissione interprovinciale, che è un termine che numerosissimi collaboratori di giustizia indicano alternativamente alla commissione regionale, non nel senso che sia una cosa diversa, perché la chiamano indifferentemente commissione regionale e commissione interprovinciale, cioè commissione tra le province oppure commissione delle province, quindi regionale. Lei sul punto che cosa mi sa dire? Io solo so che dire che c'erano questi incontri interprovinciali, so questo, che venivano questi incontri, ma di tutte le cose che per dire che potevano succedere a Palermo, Enna, ma secondo lei allora c'è una carica di interprovinciale anche a Palermo, a Caltanissetta, Enna, a Trapani, ad Agrigento? Certo, ci deve essere per forza, perché una volta che per dire si parte l'interprovinciale di qua o discute con un capo responsabile, penso che là si chiamano responsabili, perché a Catania si chiamano di un modo, là si chiamano di un altro modo, perché Catania capimandamento non c'è né, non esistono.
Invece là a Palermo esiste. Cosa esiste a Palermo? A Palermo i capomandamenti. Invece qua a Catania non ci sono questi capomandamenti. E cosa c'è a Catania? A Catania c'è. Ci sono consiglieri, l'interprovinciale, un capo di Cina e poi c'è un responsabile o vice responsabile. Responsabile di che cosa? Del mandamento, della famiglia, della... Della famiglia, si chiama la famiglia. Della famiglia. Perché il mandamento a me non me l'hanno presentato mai così come mandamento. I rappresentanti, della famiglia di Catania. Dell'organizzazione, visto che lei ha detto, mi pare che era consigliere della provincia di Catania, lei dell'organizzazione di Cosa Nostra a Palermo sa qualcosa? Com'è strutturata a Palermo e provincia l'organizzazione Cosa Nostra? Ma come Palermo, perché io sto dicendo, non ho avuto mai, ho avuto solo questo incontro con Giuliega, abbiamo, però come incontro io non l'ho avuto mai questo incontro. Non c'è stato il tempo io di poter fare un incontro per dire con i palermitani. Io non le ho chiesto, signor Prudente, se lei ha avuto degli incontri con i palermitani, sì. Se lei è nelle condizioni di poter dire, visto che ha dichiarato che occupava una posizione di vertice nella famiglia. Ma io sono quella di Catania e basta. Se lei può dire la domanda, ho risposto, io sono la famiglia di Catania. Okay. Di Palermo non sa niente lei. Ma di Palermo io so, Caduto Reina era con l'Oganese e faceva parte sempre alle nostre famiglie, insomma alle nostre cose, questo. Perché se ci doveva fare un favore, se ci faceva, se noi ci facciamo fare a lui, perché eravamo tutta una cosa, perché Cosa Nostra significa che è tutta una famiglia. Palermo, Merica, Catania, dunque sia Cosa Nostra. Di altro non sa nulla, vero? Lo so che Cosa Nostra è tutta una famiglia. Va bene, la ringrazio. Presidente, posso adesso? Scusi, Presidente, avvocato Franco. Un attimo, chiedo scusa, avvocato Russo, se prego. Consente, poiché dovrei continuare sui punti trattati dall'avvocato. Sì, l'avvocato Cari credo sia sulla stessa posizione. Sì, sì. Grazie. Avvocato Cari. Signor Pulvirenti, lei è stato fatto uomo d'onore nel 1985-86, sì. Così credo di aver capito. Sì, così, in questi anni. Sì. Prima lei sapeva l'esistenza di un'associazione denominata Cosa Nostra? La sentevo dire, però non capivo come si componeva. Senta, nella sua qualità di uomo d'onore, sì. Lei conosce le regole di Cosa Nostra? Sì. E conosce anche le cariche attraverso le quali tale associazione opera per il raggiungimento dei propri fini? Dei propri figli? Fini, delle attività, delle finalità? Sì. Quindi conosce le cariche? Sì. E allora, senta, secondo il linguaggio di Cosa Nostra, e cerco di essere più chiaro in questo, per provincia che cosa si intende? Per provincia? Sì. Fuori provincia? No, provincia. Allora, ascolti, un attimo, signor Pulvirenti, spero di essere più chiaro. Cos'è la provincia in Cosa Nostra? La provincia significa per dire che è provinciale. Insomma, significa che è la provincia, vendiamo sia a Catania e la provincia di Catania. Questo. E sei a Palermo? Sì, a Palermo e a Palermo. E cioè? A cosa corrisponde? E a cosa corrisponde? Palermo è una cosa, però è Cosa Nostra, la stessa cosa. Catania è la famiglia di Catania, questo. Sì, allora, ascolti, signor Provvidenti, cerco di essere più chiaro. Per provincia si intende una divisione territoriale che abbraccia più comuni, cioè ad esempio Catania è un capoluogo di provincia con 57 comuni. Sì. E Cosa Nostra si intende la stessa cosa? Certo, nella provincia c'è, Cosa Nostra c'è, per dire, ci può essere anche da tutti i posti, così, sempre fa parte, però un capo sarebbe proprio il capo responsabile di tutte quelle della provincia. Sì. La carica di rappresentante provinciale, allora, in che cosa differisce da quella di interprovinciale? Interprovinciale è poi quello, interprovinciale significa che se ci dà quella carica, che si mente all'altezza questo, secondo i scuole, secondo come si comporta, se ci dà quella cosa che lui può discutere di qualsiasi cosa. Questo è.
Ma c'è una differenza tra l'interprovinciale e il rappresentante provinciale? Ma un rappresentante, io un rappresentante, è quello che dirige, lui, certo. Senti, che c'è una differenza. Sì, da quando lei è uomo d'onore, la provincia, secondo il linguaggio di Cosa Nostra, intesa come carica quindi, ha avuto delle modifiche nella struttura o no? Sì, le modifiche ci sono state. E quali sono state, signor Pulgrente? Sono state, per dire, che Pippo Iacolano gli era fatto consigliere. No, non è questa la mia domanda. Che era quale? Io non voglio conoscere le persone che hanno occupato tale carica. Io desidero sapere se invece la carica e quindi le responsabilità, le attività, le mansioni derivanti da tale carica dal 1985 ad oggi, cioè in questi 10 anni, sono state modificate. Non mi interessano coloro che, secondo lei, hanno occupato tale carica. Modificato, che cosa si deve modificare? Perché la funzione di questa nostra è sempre quella. Va bene. Senta, lei ha conoscenza di com'è che viene eletto il rappresentante della provincia? Come? Lei sa come viene nominato il rappresentante provinciale? Il rappresentante provinciale io non lo so come viene nominato, perché non mi sono interessato, non ce l'ho detto mai questo. Senta, per ma questa... penso, per dire, che viene poi nominato, cioè, mi basta, insomma, la risposta il che capo di Palermo. È stato molto chiaro sul punto. No, non mi sono interessato. Senta, per questa nomina è richiesto che la persona che dovrebbe poi occupare tale incarico sia anche conosciuto ed eventualmente gradito ad altri componenti di altre province? Vabbè, se tu dici il capo provinciale, che lo dice il capo, che questo è affidabile, è buono, non c'è bisogno, non è che uno si può, insomma, può negare questo incontro, queste cose. Sì, va bene. Non lo può negare. È chiaro. Nell'associazione Cosa Nostra c'era l'obbligo di conoscere le persone che nelle altre città della Sicilia occupavano incarichi di vertice, considerato che si tratta di un'associazione segreta? O c'è la Sicilia? No. Non stai che... Rifaccio la domanda, Presidente? Scusi, Avvocato. No, prego. E dico, rifaccio la domanda, considerato che l'imputato... Procede. Grazie. Signor Pulgrente, io desidero sapere se, considerato che Cosa Nostra è un'associazione segreta, cioè un'associazione che non è conosciuta da tutti, dal popolo per essere più chiari, ma è un'associazione la cui esistenza, le regole, l'appartenenza ovviamente vengono tenute segrete. Allora io desidero sapere se c'era l'obbligo che i rappresentanti della provincia di Catania o comunque di altre città o di altri luoghi della Sicilia si conoscessero tra di loro o meno? Sì, se può non conoscere i rappresentanti. No, non è questa qui la domanda, scusi. C'è l'obbligo della conoscenza o è la possibilità della conoscenza, signor Pulgrente? No, l'obbligo c'è. C'è l'obbligo, se devono conoscere. Molto bene. E lei chi conosceva allora, oltre Catania? Non mi interessa Catania, delle altre province della Sicilia. Sì, sì, delle altre province. Ma io già l'ho spiegato che conoscevo. La prego, mi ripeto. A tutti conosceva della provincia della Sicilia. Me le vuole indicare allora? C'è Tamborello. Allora, andiamo in ordine geografico. Cominciando dalla Sicilia orientale, per la provincia di Siracusa, lei chi conosce? Provincia di Siracusa, Lentini e provincia di Siracusa c'è Nardo, che è uomo d'onore, io con noi altri, fa parte a Cosa Nostra. E a Siracusa c'era Bondà, come si chiama? Mondatto, che adesso è morto. E la provincia di Messina? Nella provincia di Messina non c'è nessuno. Nella provincia di Messina c'è, giusto, a Mestretti, la provincia di Messina, c'è Tamborelli, Giovanni Tamborelli. A Messina non c'è nessuno, c'è Messina. Esaminando la Sicilia occidentale, per la provincia di Trapani, lei chi ha conosciuto? Trapani non ho conosciuto a nessuno, sono i minori, mi pare, però io non l'ho conosciuto. Per la provincia di Palermo? Ma nella provincia di Palermo non mi sono
Lo sto dicendo, ci sono questi comandamenti, queste cose, io mi sono inconciato, l'ho detto sempre con quello, però... Le faccio domanda precisa, ecco. Io sto parlando per la Sicilia, perché io sto parlando della famiglia di Catania, più questo. Se lei mi parla della Sicilia... Signor Pulvirenti, Palermo fa ancora parte della regione Sicilia. Il tema è stato esplorato abbastanza, avvocato Calì, per quello che è l'interesse relativo alla prova di questo processo e anche per quanto riguarda l'attendibilità. Non vedo sotto quali altri profili si debba insistere su un tema sul quale l'imputato qui appare tutto sommato poco informato. Bene, passo allora ad altro tema di prova. Sì. Durante l'esame condotto ieri dal signor Pubblico Ministero, lei ha riferito di un incontro con un certo Gioè. Sì. E ha anche riferito del contenuto del dialogo che avete avuto lei e il Gioè, dialogo ormai noto. Io desidero sapere, quando avete parlato di quei cioccolatini che avreste voluto offrire, sì, e che dovevate fare mangiare a qualcuno, esattamente lei ricorda chi eravate a parlarne e se ricorda anche esattamente dove vi trovavate, signor Pulvirenti? Ne trovavamo a Palazzolo. No, questo lo ha già detto, la ringrazio. Io desidero sapere se dove vi trovavate innanzitutto all'interno di quella casa. Sì, è una casa insomma che c'è la cucina e una camera così. Dove vi trovavate a parlare? Dentro la casa. Bene, chi eravate a parlarne? Perché parlavamo. Chi eravate chi a eravamo parlare? A parlare? Era io, c'era? A Eugenio, e poi c'era Romano, c'era Dano Asoro, c'era Fiuto Maselli, c'era Malvagna e c'era pure Enzabella. Questi erano le personaggi che... Ma scusi, lei poco fa, durante il controesame condotto dall'avvocato Reina, ha detto che Romano non era uomo d'onore. No, allora no. Voi avete parlato... No, insieme, lui no, lui è staccato. Di uomini che non sono d'onore? No, no, ma non abbiamo parlato insieme a lui. Abbiamo parlato, allora detto sempre. Ora ha capito che la mia domanda era diversa. Ripeto, chi eravate a parlare di quella specifica eravamo tre, l'ho detto sempre. Ascolti un attimo, Pulvirenti. Io desidero sapere chi eravate a parlare soltanto della circostanza che lei voleva offrire i cioccolatini. Ero io, Calè, Gioè, tutti e tre ero, che parliamo di questo. Poi io mi sono distaccato perché capivo che Enzabella aveva questa amicizia tramite questo Toroncino, tramite Condorelli. Ci ho domandato se aveva questa amicizia a Roma, se si poteva fare, dovevamo fare un lavoro. Io ci ho detto questo. Il Presidente potrebbe richiamare perché non rispetta il principio di economia processuale. Però proprio per questo motivo io adesso le contesto che nel corso dell'esame reso in data 24 novembre 1994 nel procedimento denominato Aria Pulita, Corte di Assise di Catania, prima sezione, alle pagine 69 e 70 lei ha riferito a circostanza diversa, e cioè che a questo colloquio non assisteva nessuno, eravamo tutti e due che stavamo parlando, virgola. Però io ci dissi, riferendosi a tutti e due, a lei e al Gioè. Oggi, anzi, ieri, durante l'esame del pubblico ministero, ha riferito circostanza diversa, e cioè che oltre a lei e Gioè vi era Galea. Oggi lei riferisce altre circostanze. Io desidero sapere quale... Non l'ho detto che c'era Galea, non l'ho detto sempre. La stessa circostanza, cioè che eravate tre. Io desidero conoscere qual è, per quale motivo vi è la difformità e qual è la verità secondo il suo ricordo. Perché? A seguito dell'esame... Ma la verità è questa che sto dicendo. Mi faccia completare, signor Pulvirenti. Avvocato, lei ha letto anche le dichiarazioni di Bologna? Le tenga presenti. Io per il momento tengo presente le dichiarazioni di Aria Pulita, poi te racconto le dichiarazioni di Bologna. Io desidero sapere per quale motivo, a seguito dell'esame condotto al pubblico ministero ieri, lei ha aggiunto il nome di Galea. Tutto qui. Presidente, voglio fare osservare che il nome di Galea era già risultato da altre... Presidente, scusi, prima lasci rispondere. Presidente, scusi, c'è opposizione a questo intervento del pubblico ministero? Sì, signor avvocato, è stata accolta, è stata prevenuta la sua opposizione. Allora, le ripeto la domanda, signor Pulvirenti. Come? Procedo avanti.
Signor Pulvirenti? Sì. Lei conosce che lavoro svolge il geometra Galea? Il geometra Galea? Sì, quale attività lavorativa svolge? Lui era nerendo. Però era nerendo per, insomma, per la famiglia. Lei sa se si è occupato di eseguire lavori di costruzione di strade? Sì, eseguiva questi lavori, però era un innero. Signor Pulvirenti, mi faccia completare le domande. Lei sa se è occupato di eseguire lavori di costruzione, di strade, di movimento terra anche nella città di Palermo? Nella città di Palermo non lo so se è occupato, perché io so che quando lui aveva queste riunioni si discutevano pure per lavori di fuori e lavori di dentro. Questo si discuteva. Lei sa se il giorno. Io so che lui era nerendo, questo lo so. Vabbè, questo l'ha già detto, d'accordo, la mia domanda è diversa, signor Pulvirenti. Va bene, è chiaro, basta, sì. È chiaro il punto. No, quello di fuori che non lo so. Se lei faceva lavoro fuori non lo so. Galea, signor Pulvirenti, lei sa se il geometra Galea, per lo svolgimento della sua attività lavorativa di movimento terra, si incontrava anche con altri imprenditori in un luogo stabile tra Catena Nuova ed Enna? Sì. Si incontrava Catena Nuova e Enna, sì. Ricorda se il geometra Galea era impegnato nello svolgimento dei lavori anche nel territorio del parco dei Nebrodi? Sì, ma quando si incontrava per la famiglia, questo, per quasi in nero. E lei...